E il sindaco spiega che il giorno 4 settembre c'è stato un volume d'acqua sovrabbondante che è entrato in depurazione. Praticamente piove e quindi quest'acqua della pioggia, buona parte di quest'acqua, insomma, viene raccolta anche dalla rete fognaria del comune di Camerota, così come viene raccolta da praticamente tutti i comuni delle. Quindi, cosa succede? Le vasche non riescono a contenere più questa quantità d'acqua abnorme e va tutto a mare. Quindi, e lui però dice no, non è il depuratore che non funziona. Non parliamo di depuratore, ma parliamo di sistema di depurazione. Quindi è il sistema che in questo modo certamente non può andare avanti, perché come spesso succede, anche nel mese di agosto, succede quel giorno che piove. Allora ogni volta che piove, è bene che lo sappiamo, non dobbiamo andare più a fare in quei giorni là il bagno. Ma che significa? Quindi dico, su questo possiamo ragionare e vedere un attimo. Noi avevamo anche parlato di una possibile soluzione. Al nord, al centro, hanno capito che la soluzione, quindi veramente l'uovo di Colombo, per non inquinare il mare, è quello di non far arrivare gli scarichi a mare. Tutti gli impianti li stanno riconvertendo, tutti gli impianti nuovi sono già con questa rete duale, cioè praticamente l'acqua che esce dal depuratore, che ripetiamo dovrebbe essere acqua depurata, cioè acqua quasi che si può bere, può essere riutilizzata in altro modo. Sono cose che costano addirittura molto meno, sia in fase di realizzazione che in fase di manutenzione, della rete che va poi a mare. Si potrebbero applicare anche subito, approfittando anche di questo benedetto PNRR, ma quello che a me interessa in particolare è il cambio di mentalità. Paradossalmente, c'è più oggi un'attenzione nelle città verso l'ambiente, è diventato sempre più difficile girare in macchina, non solo più nelle zone centrali, e assolutamente non ci pensare proprio di andare in una macchina che non sia oggi almeno Euro 5, Euro 6, non ti fanno neppure accostare. Nel nostro territorio, che diciamo che è un ambiente sano, incontaminato, eccetera, eccetera, girano i catorci d'Italia. Tant'è che io lo porto sempre come esempio. Un mio amico che ha la casa qui nella nostra zona mi diceva appunto che a Milano oramai con una sua macchina vecchiotta, ma manco più di tanto, non può uscire neppure più dal garage. Bene, la conclusione qual è stata? Che giustamente questo si è portato la macchina qui. Ma allora quale difesa dell'ambiente ci sta? Per non entrare anche in polemica col Parco Nazionale del Cilento, ma quale difesa se io oggi, se ho un'azienda agricola sul territorio del Parco Nazionale del Cilento, posso usare, sono legittimata ad usare qualsiasi tipo di fertilizzante, qualsiasi tipo di anticrittogamico, di qualsiasi tipo, che quindi non rispetta assolutamente il principio cardine su cui si basa una zona ritenuta protetta? protetta, che è quella della biodiversità. Ma quale biodiversità?